ampia, gli occupati sono circa 290.000 e sono in crescita, nonostante tutto questo periodo di crisi. È un'area di un settore in cui, nel senso della visione più allargata della filiera, c'è una crescita occupazionale. In termini di offerta, cioè di quantità di siti disponibili, diciamo, nel mezzogiorno, pesano per il 25%, diciamo, presenti nel mezzogiorno rispetto al dato, diciamo, il 25% del dato nazionale. Il problema fondamentale è che la domanda di visitatori, dei musei, delle zone archeologiche, dei monumenti nel mezzogiorno pesa solo per il 17%. E c'è una forte concentrazione di questi visitatori in alcune realtà, diciamo Campania, Sicilia prima di tutto. Inoltre abbiamo un elemento diciamo rilevante, che il PIL meridionale, legato al turismo culturale meridionale, pesa il 9,2% nel quadro del PIL turistico meridionale, rispetto al 31% di quello, diciamo, una medio nazionale, che per il centro-nord il valore è di circa il 45%. Questo che cosa significa? Significa evidentemente che c'è nel mezzogiorno una sproporzione tra l'offerta, l'effettiva presenza di beni disponibili di grande pregio presenti nel territorio, e quello che questo sistema di offerta produce in termini di risposta economica, in termini di, sia di arrivi sia proprio di economici sul territorio, diversa rispetto a quello che accade nel centro-nord, non rispetto a quello che accade in altri paesi. Quindi noi facciamo una visione nazionale, quindi a parità di norme, diciamo, di caratteristiche. Quindi c'è una differenza. Noi qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, facemmo una sorta di monitoraggio, di analisi statistica, vale quello che vale evidentemente, però per avere un'idea della situazione, e analizzammo circa, facemmo un'analisi di tutti i comuni meridionali, analizzammo una quarantina di variabili che erano sia di carattere diciamo legati alla presenza di beni culturali, sia di variabili legati invece all'aspetto prettamente turistico, e individuammo nel mezzogiorno 712 comuni, diciamo, che avevano almeno un attrattore, cioè un qualcosa che potesse essere considerato come attrattore culturale. Questo è il bacino di utenza, diciamo, del nostro di riferimento. Bene, dei 712 comuni che avevano un qualche sistema di offerta diciamo più o meno significativo, in realtà solo 115 di questi comuni avevano, possiamo considerarli turistici, cioè che hanno le caratteristiche, le arrivi, presenze, eccetera, che abbiano un peso significativo. 197 sono quelli che hanno un qualcosa che sia almeno potenzialmente turistico, cioè oltre 115 sono 46 che avevano un'elevata attrattività culturale, 36 che avevano invece una potenzialmente, diciamo, ci siamo allargati quanto più possibile per dare, diciamo, tutte le possibili valori. Che cosa succede? Questa è la divisione che abbiamo fatto a livello territoriale. Al di là dei numeri, quello che vogliamo sottolineare è che in definitiva il 4% dei comuni del mezzogiorno combinano la domanda e l'offerta culturale e turistica. 7%, diciamo, se allarghiamo a quelli potenziali, hanno una valenza culturale, ma ricordiamoci che il 25%, abbiamo detto, sono quelli che hanno almeno un attrattore. C'è una disparità, e questo vale per il mezzogiorno rispetto anche al centro-nord. Che cosa c'è fondamentalmente? C'è quindi un'incoerenza, dentro questa incoerenza ci sono tutti quei processi, procedure, attività, creazione di servizi, anche quello che dicevamo prima, connessione infrastrutturale, difficoltà di raggiungimento. Mettiamoci tutto quello che sono, diciamo, gli elementi che possono, diciamo, generare questa evidente discrepanza tra il mezzogiorno e il resto del paese, tra offerta effettiva di realtà che sono perfettamente paragonabili a quelle presenti nel resto del paese, con il numero di visitatori e quello che questi visitatori lasciano sul territorio. Voglio chiudere con questo, diciamo, lavoro che abbiamo fatto, che ha cercato proprio di misurare quanto ogni singolo turista lascia sul territorio in termini di valore aggiunto.
cioè al netto di tutto, proprio in termini di PIL, di diciamo netto, che vuol dire a parità di spese, dipendentemente da quanto si spende, quanto una presenza in più o un arrivo in più, quindi un giorno in più che il turista rimane o un turista in più che arriva, lascia sul territorio. Siamo partiti dai dati della spesa, sta ricordando, e qui ritorniamo al punto iniziale, che sono gli stranieri che spendono di più, sono gli stranieri che vanno, che richiedono maggiormente il beni culturali, e sono anche quelli che in meccanismo di filiera distribuiscono le spese su più settori, e quindi creando un indotto maggiore, una capacità di moltiplicazione della ricchezza maggiore. Per dire, la spesa dei turisti, che sono nel 2013 era arrivata ad aggiungere 5 miliardi di euro al netto del viaggio, e quindi sono le spese sul territorio, per il 40% va sul tessile abbigliamento, compra la maglietta, compra il gadget, il 24% va in calzature, quindi tutta la filiera che se ne deriva, il 13% va in gioielleria, attivando tutta la filiera che ne deriva, biglietti, musei, evidentemente, visite guidate, eccetera, eccetera. Tutto questo genera ovviamente un'attivazione di ricchezza nella delle filiere collegate. Noi abbiamo cercato di misurare questo risultato e abbiamo raggiunto questi valori. Al di là dei valori, è interessante secondo me adesso capire la logica. In Italia, è la linea più scura, abbiamo calcolato che un turista che arriva, quindi un arrivo in più, o alternativamente una presenza in più, cioè un giorno in più che rimane lo stesso turista, riusciamo a tenere un giorno in più nel nostro territorio, lascia sul territorio nazionale 103,40 euro ogni presenza, attualmente ai dati attuali che abbiamo a disposizione. Nel mezzogiorno lo stesso turista, qui non è questione di spesa, è a parità di spesa, quindi indipendentemente da tutto, nel mezzogiorno lascia 70 euro. Perché 30 euro di differenza? Lo stesso turista lascia sul territorio 30 euro in meno, un terzo in meno. Beh, siamo andati a cercare di comprenderlo settorizzando, cioè cercando di capire che forse è legato alla filiera che viene attiva, nel senso che evidentemente viene confermato dall'aspetto, per esempio, abbiamo fatto differenza tra il balneare e il portuale, abbiamo preso le regioni che hanno una prevalenza, se non una totale presenza di turisti solo di carattere balneare, con regioni che invece hanno una forte caratterizzazione di tipo culturale, addirittura ancora meglio culturale ed enogastronomico insieme. E abbiamo visto come in Italia, se la media è 103 euro, in realtà nelle regioni solamente balneari lo stesso turista lascia 76 euro, crea ricchezza per 76 euro ogni singolo turista. A livello culturale 105 vale lo stesso nel mezzogiorno a livelli più bassi. Questo ovviamente dipende anche dal fatto che le filiere produttive meridionali sono meno ricche, meno profonde, quindi molto spesso la domanda attiva, pure se spesa un euro speso nel sud, attiva spesso una parte di questa domanda attiva produzione nel centro nord, ma indubbiamente la differenza è comunque significativa. Stiamo parlando di una differenza di circa 32 euro per lo stesso turista, a seconda se gli offriamo un prodotto solo balneare, a differenza invece se gli offriamo un prodotto solo culturale o meno gastronomico culturale. Già adesso, queste sono date attuali, sono prospettive, sono quello che accade adesso. E questo avviene indipendentemente da regioni nord-sud, perché abbiamo fatto l'esempio di due regioni, abbiamo preso Campania e Sardegna. Perché? Perché la Sardegna ha una caratterizzazione essenzialmente balneare. La Campania ha una caratterizzazione ampia, balneare, ma anche culturale e anche gastronomica. E si nota come, ad esempio, lo stesso turista in Campania ha una media, lascia sul territorio, una media più alta della media nazionale. Quindi non è una questione nord-sud, è una questione di scelta, di valutazione del tipo di turismo che noi vogliamo attivare. Detto questo, evidentemente abbiamo fatto un gioco di valutare poi degli scenari, però per dare un senso
compiuto al lavoro, per dire ok, allora se noi ragioniamo in termini qualitativi e quantitativi e pensiamo che di prendere il mezzogiorno nel medio periodo ti fa una serie di scelte di servizi, di processi tali che ci permettono di aumentare il 20% di presenze, non è tantissimo, stiamo parlando di un giorno in più di un turista, di attuali turisti resti un giorno in più, questo stiamo dicendo, non è una cosa assurda, e colleghiamo questo al fatto di non avere solo un aumento di turismo che potrebbe anche creare sotto certi aspetti problemi in alcune situazioni, ma di attirare questi settori più ricchi, tra virgolette, che producono più ricchezza sul territorio, come è il caso culturale e enogastronomico. Questo 20% in più genererebbe in più di PIL 8 miliardi di PIL, cioè stiamo parlando della metà dell'attuale PIL meridionale turistico, che è di 17 miliardi sul territorio. Questo lascia fondamentalmente con un giorno in più del turista che va a visitare uno scenario del genere, ovviamente, e con, per farlo venire qui o altrove, bisogna dare i servizi, trasporti e quello che serve affinché il turista li spenda e sia contento di questo. A questo punto, giusto per concludere, quindi noi ragioniamo sempre su questa duplice, diciamo a livello turistico, questo duplice percorso. C'è sicuramente un'offerta, una necessità di quantitativa, cioè dobbiamo incrementare il numero di turisti. E questo è il dubbio, che specialmente nel mezzogiorno, dove tutto il mezzogiorno fa un numero di turisti in termini di presenze pari a Veneto, da solo, questo è. Quindi dire che il mezzogiorno è un'area turistica in realtà è ancora molto relativo. C'è spazio, c'è margine per aumentare il numero di arrivi e presenze, ma il problema è anche come garantire un effetto moltiplicativo della ricchezza che il turista genera, a parità anche di turisti, cioè semplicemente orientando e favorendo l'arrivo di turisti che siano, in questo caso possono essere stranieri, possono essere turisti che vogliono usufruire della nostra bellezza culturale, non sono passione. Una politica, una policy, una orientata in questo senso, sicuramente avrebbe un effetto dirompente, direi, in particolare per l'economia del mezzogiorno, che nel turismo, diciamo, dovrebbe basarsi, dovrebbe soffermarsi, ma in realtà non lo fa. E quindi ovviamente tutto questo coinvolge tutti gli operatori, in particolare nel settore turistico culturale. Evidentemente sappiamo bene quali possono essere i problemi che immagino poi verranno ampiamente trattati, sono stati già trattati nella mattinata, cioè qual è il giusto equilibrio tra innovazione, diciamo, offerta turistica, le esigenze di tutela e di conservazione, come operare sulle risorse umane in modo da professionalizzarle in ottica per, diciamo, favorire un servizio ai turisti migliore, come garantire un'immagine dei territori migliori ma anche una qualità di vita, perché evidentemente il turista vive meglio dove vive meglio il cittadino, non è che si può creare una zona franca per il turista vive la realtà in cui vive il cittadino. Tutte queste cose sono fondamentali nella scelta di policy, come diciamo, regionale, nazionale, che veramente possiamo considerare il turismo una ricchezza per il nostro territorio.